Ieri mattina abbiamo cominciato la nostra solita seduta di sala pesi e abbiamo fatto un lavoro un pochino più leggero di solito perché i nostri allenatori hanno deciso di farci recuperare un pochino, però ovviamente era di solito un ottimo lavoro, sia sala pesi sia piscina, e dopodiché avevamo un po' di tempo, un po' di spazio per noi per recuperare qui nell'albergo e per prepararci insomma per la prossima parte della giornata che magari era un po' più diversa, senza grande lavoro, ma un po' con divertimento, un po' con i giri qui in paese per vedere altre cose, cosa ci aspettavano. La sala pesi sta andando molto bene, il lavoro credo che si sta sviluppando piano piano, prendiamo un bel ritmo, prendiamo abitudini, esatto, e credo che la nostra performance sta crescendo, quindi già quando torneremo dopo questa pausa di Ferragosto saremo pronti anche per diciamo, cominciare sul serio anche al palazzetto con la palla, primi salti, primi giochi tra noi e quindi sì, si lavora bene, piano piano stiamo per arrivare nel momento in cui saremo pronti per procedere sul serio. E nel pomeriggio siamo andati in acciaia a Razzoli, dove ci hanno spiegato tutto il procedimento per appunto, la creazione dell'aceto, quindi dalla cottura del mosto fino alla sua conservazione, per poi fare i vari controlli per mandarlo all'assaggio e Alla alla valutazione. valutazione del punteggio, esatto, per poi metterlo in Sono degli commercio. Razzoli comunque. E in seguito poi ci hanno fatto fare alcuni assaggi con alcuni abbinamenti come la ricotta oppure del formaggio e poi un po' siamo stati un po' lì tra chiacchiere e aperitivo in cui insomma abbiamo capito anche come si possa lavorare un prodotto così comune ma renderlo così buono. Ma ieri sera c'è stata la parte un po' di allenamento della competitività, perché vabbè, io ho avuto la fortuna di farlo anche l'anno scorso, questo torneo di bocce, che qui a Felina è una cosa molto, molto acclamata. E io e Pavel, tra le polemiche, ovviamente, siamo usciti in semifinale con un punteggio molto tirato, però è stata una parte divertente, no? Una cosa un po' diversa, passare tutti insieme, sempre questa parte un po' interessante di questo ritiro, un po' di formare il gruppo e tutto quanto. Quindi è stata un'ennesima serata tra di noi, tra le serate che abbiamo passato questo ritiro, molto divertente e niente, andiamo verso la fine del ritiro, è stato molto, molto interessante, poi siamo pronti per riprendere poi ufficialmente la Reggio Emilia, la nostra preparazione. Bella, attenzione. Te lo dico io per primo se vuoi, vedere Pavel cantare al karaoke, cioè proprio. O Pavel o Loris, devo decidere, non lo so, ma forse Pavel, Io direi che il fatto che in così pochi giorni comunque si è riusciti a far subito gruppo, iniziare a stare insieme sì, bene, no. esatto, molto velocemente, che non era scontato. A me invece è piaciuta molto questa nostra passeggiata alla pietra di Bismantova quando siamo andati lì, insomma, per vedere, diciamo, la bellezza della zona, passare ovviamente un po' di tempo insieme in gruppo e poi ovviamente goderci la panorama che si vedeva da lì. Era una giornata un po' impegnativa, però molto, molto carina, molto simpatica.